prima cosa sciogliete lo zucchero con un pezzo di lievito e un pochino d'acqua. Mescolate. Coprite con la pellicola e lasciate riposare 30 minuti. Inserite tutti gli ingredienti dentro il boccale. Azionate il bimby 4 minuti. Spiga. Scusate. Trasferite la pasta in una terrina unta d'olio coperta da pellicola, quindi lasciamo lievitare, o altrimenti la lasciate direttamente nel boccale. Trascorso il tempo di lievitazione, imburrate ed infarinate gli appositi stampi. Prendiamo una sacca a poche e riempiamo con l'impasto. Riempite la metà e con le mani bagnate fate così. Così si leva molto velocemente. Li chiudete con la pellicola e li facciamo raddoppiare di volume. Ho infornato a 180 gradi per 15 minuti e questo è stato il risultato finale. Guardate, visto? Adesso facciamo il bagnetto quando saranno ben freddi e poi vi farò vedere il risultato finale. Per la crema ho inserito tutti gli ingredienti dentro il boccale, inclusa la pasta pura al pistacchio. Azionate il bimby 7 minuti, 90 gradi, velocità 4. Per la bagna versate nel boccale l'acqua, lo zucchero e la scorza del limone. Azionate il bimby 10 minuti, 90 gradi, velocità 1. Bimby 30 secondi, velocità 1. Lasciamoli a mollo. Successivamente li facciamo scolare sopra una gradella. Riempite una tasca da pasticceria, quindi fate così. Granella e pistacchi sgusciati. Eccoli pronti. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta. Io vi lascio alla prossima. Un bacio.